Danilo Fanello, che siederà sulla panchina della Paolana. Danilo, buonasera e bentornato. Buonasera a voi e grazie. Dunque, Danilo, una sfida sicuramente affascinante questa della Paolana, una delle squadre che partiva insieme ad altre con i favori del pronostico, un andamento altalenante. E allora, insomma, che cosa hai trovato lì a Paola, una piazza che tra l'altro conosci per averci già giocato? Sì, come dicevi bene, è una piazza importante, una piazza che quest'anno è partita con l'idea di fare un campionato più ambizioso rispetto agli ultimi anni. Quando si cambia purtroppo la guida tecnica significa che c'è qualcosina che non va. Io comunque ho trovato un gruppo di calciatori disponibili, sono messi subito a disposizione di quelle che sono le idee, diciamo, del sottoscritto, e quindi ci affrontiamo a affrontare la prima partita domani in quel contro Pavolinese e Locri. Un gruppo tra l'altro che ha diversi giocatori che hai allenato recentemente, oltre il richiamo del campo, il richiamo di una piazza di blasone, anche il fatto di conoscere parte dei giocatori ti ha agevolato in questa scelta? Cioè ha favorito questa scelta più che agevolato? Ma, diciamo che quando ricevo la telefonata di una società ambiziosa, che poi corrisponde al nome della Paolana, credo che sia difficile poter dire di no, perché comunque è una piazza storica, una piazza che comunque quest'anno tra l'altro festeggia il centenario, quindi è anche ricevuto una telefonata del genere. Normale che da parte mia speravo di poter lavorare in Serie D, però questo non è stato possibile, e quindi la scelta è ricaduta, diciamo, sulla Paolana, anche perché avere a che fare con una società importante, con un gruppo di calciatori, come dicevi bene tu, che conosco, che comunque so quello che è il loro valore, soprattutto dal punto di vista umano, ha sicuramente agevolato la mia scelta. Danilo, ti faccio una domanda. È chiaro che domani si compie un terzo del cammino e tutto è possibile, però diciamo i 9 punti di distacco dalla vetta e soprattutto le 4 squadre che ci sono in mezzo rendono difficile, non impossibile, difficile la caccia al primo posto. Ti chiedo però la tua attitudine ai playoff, perché tu negli ultimi anni hai vinto sei stato promosso 2 volte vincendo i playoff in promozione. Lo scorso anno di fatto è stato poi un playoff quello che vi ha portato con il Sambiase in Serie D. Ecco, la tua attitudine al playoff come dire, la inizierai già ad introdurre anche nei discorsi con i giocatori, oppure ancora è troppo presto per mentalizzare la squadra in un tipo di partite che tu affronti bene? Emilio, io credo che sarebbe da presuntuoso da parte nostra andare a pensare al primo posto, perché comunque siamo ancora inizio campionato, come hai detto tu, però sono già 9 i punti di distanza. Noi ci troviamo adesso in quinta posizione, quindi dobbiamo cercare di rimanere innanzitutto in pianta stabile nella griglia dei playoff, prima di tutto, e poi cercare di raggiungere e di scalare le posizioni per quanto è possibile, ma prima cosa dobbiamo stabilirci definitivamente nella griglia dei playoff. Andare a guardare troppo non è mio costume, andare troppo in là non è mio costume, perché credo che l'ambizione deve essere sempre perenne durante la settimana e la domenica, però l'umiltà è soprattutto la presa di posizione di quella che è adesso la situazione in classifica, quindi andare a guardare il primo posto secondo me è troppo utopistica come cosa, quindi pensiamo a insinuarci per bene nella griglia playoff e poi a pensare partita dopo partita. Danilo, bentornato e grazie per essere stato con noi. Grazie a te e buon lavoro. Grazie a Danilo Fanello, allenatore della Paolana. Poi cerchiamo